È solo sulle nuove generazioni che noi possiamo auspicare un'Italia migliore, un'Europa più unita, un'umanità più affratellata nella pace e nel lavoro. A sollecitare i giovani a difendere i valori di libertà e democrazia è Bruno Segre, avvocato ma anche giornalista, partigiano dal dopoguerra attivo nella difesa dell'obiezione di coscienza, dei diritti civili e della laicità, che al Polo del Novecento di Torino ha festeggiato i suoi 100 anni, compiuti il 4 settembre, nel corso dell'incontro Una vita da resistente, in cui per iniziativa del Centro Studi Gobetti e in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, con il suo Comitato Resistenza e Costituzione e vari enti e associazioni, rappresentanti degli istituti culturali e delle associazioni della memoria, hanno celebrato il suo impegno di antifascista. Libertà, libertà, libertà. Questo è il punto ispiratore di ogni scelta giovanile, l'indipendenza di giudizio, l'esercizio del potere critico, la meditazione sulle scelte da operare e soprattutto lealtà, sincerità, senso del dovere. A fare gli onori di casa nella penultima tappa di una settimana di festeggiamenti in luoghi di Torino significativi per la vita di Bruno Segre, il presidente del Polo del Novecento, Sergio Soave, che ha richiamato il suo ruolo di partigiano, mentre il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, ha ricordato che se l'Italia è un paese libero e democratico, lo deve a persone come Bruno Segre. Bruno Segre ha patito il carcere. Bruno Segre è stato partigiano nel Cuneese e quindi se le istituzioni democratiche oggi esistono, esistono grazie anche a quella battaglia. Rappresenta il senso delle battaglie civili, quella sull'obiezione di coscienza, quella sul divorzio. Rappresenta il coraggio di esserci stati allora e il coraggio di esserci stati anche dopo. Molti dei partigiani hanno sentito l'impegno nelle istituzioni come l'ideale prolungamento della lotta partigiana. Bruno Segre è un uomo anche dotato di una straordinaria memoria, di una straordinaria ironia. È in grado di parlare nello stesso tempo di Mussolini e della Resistenza raccontando una barzelletta su Mussolini. Averlo conosciuto è stata una delle esperienze più straordinarie di questa mia esperienza di Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione. A chiudere le celebrazioni un incontro alla caserma di Via Asti a Torino, luogo simbolo della Resistenza, dove furono imprigionati e torturati centinaia di partigiani da parte dei nazifascisti, nella quale lo stesso Segre fu incarcerato e da cui riuscì a fuggire in modo rocambolesco.